programmi televisivi, conoscere i titoli di qualche bestseller, vestirsi con pantaloni e magliette prepotentemente alla moda, avere rapporti ossessivi con ragazze tenute accanto esornativamente, ma nel tempo stesso con la pretesa che siano libere, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi sono atti culturali. Ora, tutti gli italiani giovani compiono questi identici atti. Hanno questo stesso linguaggio fisico, sono interscambiabili. L'uomo cerca sempre il branco, un luogo dove nessuno diventa qualcuno.